Era dai tempi di Traverse Saves the Universe che non trovavo un titolo VR capace di farmi ridere di gusto. Fortunatamente però Turbo Button è venuto in mio soccorso regalandomi un titolo capace di farmi fare grasse risate, esclusivo per Oculus Quest e seguito di quella pietra miliare della realtà virtuale che porta il nome di Floor Plan. Scopriamo insieme come se la cava questo pazzo titolo di enigmi, sui nostri fiammanti Oculus Quest 2. Floor Plan 2 si apre durante il primo giorno di lavoro del nostro alter ego che viene assunto in un'azienda il cui compito è semplicemente quello di risolvere i più variegati problemi della gente. Dopo una giornata passata ad aiutare una clientela sempre più insistente, alla quale dovremo spiegare anche la più piccola delle mansioni, veniamo però incaricati di un compito molto più complesso e importante. L'azienda deve assolutamente trovare un artefatto nascosto all'interno della struttura, l'unico oggetto in grado di salvare, per qualche motivo, l'intera società, facendo sì che il futuro della compagnia si riversi completamente nelle nostre mani. Da qui partirà la nostra missione attraverso una manciata di scenari meravigliosamente ricostruiti, ricchi di humor e meccaniche di gioco uniche, che non potranno che far la gioia di chi ama il puzzle game di stampo più spiccatamente comedy. Come ben sappiamo, le avventure enigmi riescono spesso a regalare gigantesche soddisfazioni in realtà virtuale, ma Turbo Button a questo giro riesce addirittura a superarsi, proponendoci un'idea di gameplay dietro l'altra e abbracciando in toto le possibilità offerte dalla realtà virtuale. Non starò qui a svelarvi nessuno dei puzzle presenti nel gioco, anche perché un ottimo bilanciamento della difficoltà permette pressoché a chiunque di capire come proseguire, ma vi assicuro che alcune trovate sono così eccezionali da affiancare serenamente la produzione a quel The Room VR a Dark Matter che è rimasto per fin troppo tempo il culmine raggiunto dal genere. Se sul fronte delle pure meccaniche di gioco Floor Plan 2 si comporta a meraviglia, lo stesso si può dire del suo brillante comparto tecnico e artistico. Oltre a proporre un'identità visiva letteralmente squisita, l'opera di Turbo Button riesce a spingere in modo sorprendente l'hardware del Quest 2 attraverso un utilizzo intelligente degli spazi di gioco e dei corpi che lo popolano, restituendoci modelli poligonali morbidi conditi da un ottimo lavoro su riflessi e animazioni dei comprimari. Davvero non fatevi ingannare dall'aspetto fumettistico del prodotto, perché Floor Plan 2 ha tanto da insegnare a molti suoi colleghi sia sul fronte della messa in scena sia sul fronte meramente grafico. È vero che, come sempre, il sistema di movimento a nodi aiuta a non sporcare un elemento visivo che regala sempre grandi gioie se affiancato al genere di riferimento, ma ad oggi è davvero difficile chiedere di meglio allo standalone. L'unico neo della produzione, se proprio vogliamo, è quello di un prezzo che non si allinea perfettamente con la mole di contenuti che il prodotto ha da offrire. Floor Plan 2 si finisce in poco più di 2 ore o giù di lì, a seconda della predisposizione al genere di riferimento. Viene da sé che il prezzo di 25 euro richiesto per portarsi a casa il prodotto potrebbe sembrare per alcuni un po' esagerato. Ora ricordiamoci sempre che la qualità viene prima della quantità e preferisco di gran lunga prodotti da 2 ore di questo livello a questo prezzo piuttosto che titoli che costano qualche euro in meno ma che risultano fondamentalmente amatoriali, ma è anche vero che la price tag che si allinea a questa specifica durata sia oramai stabilita sui 5-10 euro in meno. In ogni caso, Floor Plan 2 presenta anche una manciata di collezionabili che vi faranno sbloccare qualche manina aggiuntiva che sostituisce i vostri arti con effetti speciali inutili ma estremamente divertenti e che potrebbe spingervi a giocare ancora un po' al prodotto una volta conclusa l'avventura principale. Il prodotto di Turbo Button è un concentrato di idee, di design e di messa in scena e riesce a divertirci tanto quanto era riuscito a fare Justin Roiland con le sue piccole perle per realtà virtuale. Se siete cresciuti con i titoli di LucasArts e prodotti analoghi, Floor Plan 2 saprà sicuramente divertirvi per il paio d'ore che dura, accompagnandovi per mano in un mondo pazzo ma irresistibile che giuro non vi dimenticherete molto facilmente. Davvero raga, questo da comprare a occhi chiusi. We'll be right back.